capito? No. Quello che non. Quindi silenzio, ascolti. Vabbè, ma tanto disattivata te, ma ascoltami un attimo, poi io mi sposto quando sono in volo. No, stai lì. Stai lì, stai lì. Ci spostiamo noi eventualmente. Dov'era quella là del condividi? Qua. Allora, 5. IT. Ma maiuscolo. Tutto maiuscolo. IT. 1 meno 3, 1 meno 4. QQ. 2Q maiuscole. DX. Sì. RF. Minuscolo X. X. U. Mandarlo così? Non so come lo mandi di solito. Aspetta, no, sì, perché lo sto mandando qua, non lo sto ancora mandando. Adesso questo lo devo mandare. Anche perché bisogna aspettare che tutti si colleghino prima di partire, quindi... Tutto il fondo pubblico. Tutti i 2000 abitanti di... Non sono tutti i 20... Ok. È arrivato il link. Adesso io devo girarlo di qua. E come devo fare a girarlo di qua? Non posso. A chi devi girarlo? A tutto il gruppo della parrocchia. E sono copia incolla, aggiungi galleria. Fellini ti fa un baffo a te. Sì. Ma non si ferma quando le immagini. Scusa se guardo, ma stai imparando un sacco di roba. Sembra che c'è il telefono un po' troppo scarico e non parte? No, non parte. Al massimo che c'è quello. Un gruppo è nato già. E non puoi farlo sto carico. Sì, adesso lo tocchiamo. Un altro questo ormai non serve. Basta. Qui una volta che è andato, alla comune ci pensa Paolo. Vedi che mi è arrivato. Dovrebbe arrivare dal comune se Paola non dorme. Quindi questo è a posto. Aspettiamo che arrivi dal comune, perché sennò è inutile. Giusto. Questo l'ha letto. È online. Sì, questa è la comunità, l'ho fatto io questo. Ok. Paola l'ha letto, dovrebbe arrivare al comune. Vediamo se arriva. Adesso tu prova a accendere e vedere se vedi questa immagine. Che noi dobbiamo controllarci perché non so se funziona, io non l'ho mai fatto con questo programma. Ah no, devo andare sul link. Devi andare sul link a vedere se entri e se vedi questo. E se è arrivata anche dal comune. E spero che tu non ci senta. Vai, prova. Si sente, fa niente, dai. Si sente. Siamo pronti? Aspetta. Lo so. Allora io tengo qua per controllare, Giulia. Sì, così controlliamo se funziona tutto perché è la prima volta che usiamo questo programma. Ok, dovremmo esserci, voi siete pronti? Iniziamo. Allora, credo che ci stiate già sentendo e che avete sentito un po' il dietro le quinte di questa piccola serata. Innanzitutto vi cominciamo a ringraziare che vi siete collegati e avete creduto un po' in questa iniziativa di questa serata, così intanto diamo il tempo a tutti di collegarsi e di ricevere il link. E naturalmente portiamo subito all'inizio i saluti di chi ha permesso questa serata e chi non può essere se non le due autorità, quindi il sindaco e il Don Alberto. Il sindaco non è potuto essere presente, ma
naturalmente ci ha tenuto questa serata, anzi è stata una delle promotrici iniziali di questa serata, perché di solito in occasione della giornata della memoria siamo soliti organizzare qualche evento, alcuni per gli adulti, alcuni per i bambini, magari spesso in biblioteca. Questa sera non si può perché siamo ancora, come sapete, un po' zona arancione, lockdown, non possiamo invitarvi voi qua direttamente, ma era peccato perdere l'occasione per un appuntamento così importante. Il sindaco perciò manda i suoi saluti, augura a tutti una buona serata e ritornerà poi, la rivedremo poi più avanti nel corso della serata, in cui leggeremo delle frasi che ci ha inviato. Ringraziamo quindi lei e anche il Don Alberto che ci ha messo a disposizione la chiesa, gli strumenti, l'organo, il tempo, il riscaldamento, le luci e quant'altro per poter fare una serata, speriamo, piacevole, che tra poco sta proprio per iniziare. Allora, tra poco si accenderà davvero la telecamera, vedrete i nostri strumentisti, i nostri musicisti di questa sera, e inizieranno con un brano tipico ebraico. Sì, perché abbiamo scelto questa sera di parlare della Shoah in modo musicale, con le note, perché magari sappiamo poco della musica della Shoah e così era bello invece, visto che c'è tutto un mondo dietro, questa sera pian piano lo scopriremo, tanti brani, tanti musicisti che sono stati rinchiusi nei campi di concentramento, ma che sono riusciti a tenere viva la musica, anzi forse grazie alla musica o con il linguaggio della musica hanno combattuto contro l'orribile che li aspettava. La prima canzone che andiamo a sentire quando accendiamo è una canzone, una tiritera, che è diventata famosa con un film che si intitola Giona che visse nella balena e che è stato musicato anche da Ennio Morricone e parla appunto di questo bambino in un campo di concentramento e la sua insegnante, la sua maestra, per distrarre i bambini dall'orrore, gli faceva intonare queste parole: gam 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 kiele bebe ge zalmave, e tradotti in italiano significano: anche se andassi per valli più buie, di nulla avrei paura, perché tu sei al mio fianco. Sei tu al mio fianco, il tuo bastone mi dà sicurezza. Sì, sembrano parole già sentite perché riprende il salmo della Bibbia che anche noi spesso leggiamo in chiesa. Però tacciamo, accendiamo la telecamera e facciamo parlare i musicisti che introdurranno proprio Gam Gam. Thank you.
il filo. Un attimo che ci riposizioniamo. E questa era la nostra versione di Gam Gam, una preghiera in musica, una preghiera di speranza che questo insegnante in questo film dava al bambino. Naturalmente, dopo, diciamo così, la chiusura dei campi di concentramento, rispetto alla musica della memoria si è aperto un mondo perché gli studiosi e i ricercatori adesso contano chiusi nei campi di concentramento più di 1600 musicisti, da grandi nomi magari che a quell'epoca erano più famosi a meno. 1600 musicisti che durante il periodo chiusura nel campo di concentramento non hanno smesso di fare musica, non hanno smesso di comporre musica, non hanno smesso di parlare con la musica della speranza che avevano di vivere, di sopravvivere, che l'orrore finisse. Sono stati trovati tantissimi spartiti nascosti, che praticamente i prigionieri nascondevano sottoterra, quindi scavavano delle buche e nascondevano lì sotto i loro spartiti. E questo è l'aspetto da parte di chi era rinchiuso. Dobbiamo dire però che il linguaggio musicale forse faceva bene anche all'SS, faceva bene anche ai nazisti, che sì, hanno fatto delle opere orribili, ma alla sera o nei momenti di pausa avevano estremamente bisogno anche loro di musica e obbligavano i rinchiusi, obbligavano gli ebrei a suonare, obbligavano gli ebrei a suonare e soprattutto anche per scandire la dura giornata facevano suonare, facevano sentire, mandavano con la radio brani di opere musicali anche italiane, come magari si può vedere e sentire anche nel celebre film della Vita è Bella, dalla Carmen di Donizetti, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di opere che sono state suonate all'interno dei campi di concentramento. Prima di andare avanti a raccontarvi la storia, lasciamo ancora voce alla musica e in onore di questi deportati, di tutti i deportati, sentiamo adesso dal trombone e organo Panis Angelicus. Abbiamo introdotto anche questo brano rispetto al pane, perché anche il cibo all'interno dei campi di concentramento era un aspetto importante, dove mancava, dove non veniva dato, dove a volte era negato. E quindi, pensando al pane, alla condivisione, al sentimento, magari a delle emozioni che stiamo anche noi condividendo in questo momento, ci ascoltiamo organo e trombone in Panis Angelicus. Thank you.
e questa musica, con questo silenzio, e mentre ascoltiamo questo, parliamo di questo capitolo di storia, ci fa proprio emozionare, ci fa proprio un po' riflettere forse anche sul periodo storico che stiamo vivendo adesso. Noi adesso, in questo anno, perché ormai è passato un anno, stiamo vivendo un periodo di lockdown dove siamo dovuti stare chiusi, e se ci pensiamo adesso in questa giornata, diciamo chiusi, dovremmo aggiungere ma nelle nostre case, al caldo, col cibo che volevamo, perché potevamo andare solo al supermercato per mangiare, per vivere, per sopravvivere. Avevamo vicino le nostre famiglie, i nostri cari, e ci è sembrato solo così la rovina. Ci è sembrato che la nostra vita quasi fosse finita. E invece in questa giornata ricordiamo che molte persone, migliaia di persone italiane di tutte le nazionalità, sono state rinchiuse in un posto freddo, in un posto senza niente, dove hanno perso dignità, dove hanno perso nome, dove hanno perso i loro oggetti personali, dove non avevano un pasto caldo e un posto caldo. E quindi forse questa giornata quest'anno, più che negli altri anni, ci fa un po' riflettere anche su di noi, sì, su questa zona rossa, zona arancione, zona gialla, ma che ci fanno poi sentire a casa e protetti. È vero, c'è un virus che ci sta un po' attaccando, ma alla fine abbiamo i nostri affetti, i nostri luoghi, abbiamo le nostre emozioni e nessuno ce le porterà via, potremo sempre esprimerle. C'è stato un capitolo di storia in cui questo non è stato possibile, e oggi che siamo qui, noi qua presenti ancora di più, perché siamo anche noi qua nel silenzio, senza di voi qua ci sembra quasi perso, invece pensando a voi che ci ascoltate da casa, possiamo condividere, ripeto ancora la parola condividere, un momento, pensieri, emozioni, perché non succedono davvero mai più, perché non ci lasciamo sconfortare magari da una fatica quotidiana che possiamo magari con l'aiuto degli altri, condividendo con gli altri, superare più facilmente. All'interno dei campi di concentramento, come sappiamo tutti, donne erano divisi dagli uomini, dai bambini, la musica non mancava in nessuna delle tre categorie. Abbiamo iniziato con i bambini, con la canzone di Gam Gam, ma anche le donne, anche nel reparto delle donne, la musica era viva e la potevano rendere viva magari dentro a corpi un po' esanimi. Vi mostriamo adesso un'immagine in cui anche le donne formavano la loro musica. Ecco, i loro volti parlano per noi, però forse anche con la musica riusciamo a guardarci dentro e a sentire dentro delle forti emozioni. Tra poco sentiremo una toccata in re minore solo di organo. Thank you.
Lasciamo anche questo momento di silenzio dopo questa suonata, questa toccata in re minore e il tema di cui stiamo parlando. Tra poco stiamo per mandare un'immagine che parla un po' da sola. C'è la devastazione, c'è il fumo dietro a queste persone, il fumo un po' della morte e dell'orrore, della tragedia, ma la musica continua, ma tutto questo va coperto con la musica, perché forse un po' era troppo, un po' per tutti, probabilmente troppo difficile da ammettere per i cattivi che era troppo, e quindi coperto dalla musica. La morte, le torture, il dolore, il sangue, la fame, la vita ridotta a niente imperversavano, ma l'orchestra e la musica non potevano mancare. Ma qual era il suono della Shoah? Quale composizione poteva dire il lugubre silenzio dei campi squarciato dagli urli delle sirene, dall'abbaiare dei cani, dallo sferragliare dei treni? Nei campi gli altoparlanti diffondevano musica da ballo per dare la sveglia o avviare al lavoro forzato. Nei campi c'erano perfino orchestre formate dai deportati, costretti a suonare mentre i loro parenti e amici si avviavano alla morte, o ancora costretti a suonare mentre i nuovi arrivavano, quelli che arrivavano all'insaputa di tutto, pensando di andare da un'altra parte. Eppure le orchestre continuavano ad esserci, la musica continuava a risuonare. Ecco un'immagine di una orchestra proprio dietro una come si dice, che non mi è la parola? Oh mamma, scusate. Una catapecchia, non una catapecchia, ma le... Oh mamma, un bunker, non mi viene la parola, scusate. Una baracca, ecco, grazie, non mi veniva la parola, scusate. E la foto forse più famosa della musica della memoria è un po' questa che adesso vi faccio vedere, e che è diventata famosa perché è appesa anche ad Auschwitz. Questi musicisti che suonano per i nuovi arrivati, con le classiche divise, con la classica rasatura, e che zitti in silenzio davanti a questo orrore dovevano suonare. Nei campi di sterminio gli ufficiali dell'SS frequentavano i concerti delle orchestre dei deportati per distrarsi un po' dal loro lavoro, sfuggire alla noia delle domeniche pomeriggio nei lager e riaffermare il loro amore per la musica classica. Risuonava musica di Mozart,
Verdi, Puccini e perfino il jazz. Il campo di concentramento in cui sono stati ritrovati più frammenti di spartiti, di strumenti musicali e dove sono stati trovati i nomi della maggioranza dei deportati musicisti, era Terezin. Ora però i deportati suonavano musica per trovare anche una speranza, per mantenere viva la loro anima. Allora, dopo queste due suonate che abbiamo ascoltato, tutti insieme i nostri musicisti ci propongono l'Inno alla Gioia. Che ci riposizioniamo perché non abbiamo i mezzi super tecnologici della televisione, quindi scusateci se a volte la ripresa, l'audio non sono al top, stiamo imparando, ma ci stiamo mettendo in gioco per questa giornata così importante, per riflettere un po' sì sul passato, ma forse soprattutto su di noi e su come, su quali valori, su come stiamo riempiendo la nostra vita. Nel Vangelo si dice riempire la vita di gioia vera. È difficile in questi momenti, è difficile in altri momenti, ma forse questi momenti storici ci possono aiutare a riflettere che forse il presente magari non è sempre così negativo come a volte lo vediamo. A volte c'è anche più positività di quanto pensiamo. Anna Frank è una frase che mi ha sempre colpito personalmente, che era una, come sappiamo, la più famosa, forse data al suo diario bambina, ragazzina del campo di concentramento, una frase molto famosa che abbiamo mandato anche stasera e che dice: non guardo solo all'orrore ma tutta la bellezza che ancora c'è intorno a me. E forse anche questo può essere un insegnamento per noi oggi. Non mi ricordo più che musica c'è adesso, ma dovrebbe esserci l'Ave Verum di Mozart, altro brano risuonato nei campi di concentramento, organo e trombone. Thank you.
era la musica che parlava nei campi di concentramento, oltre agli sguardi tra deportati, sicuramente gli sguardi delle SS e i loro sguardi opposti che si incontravano. Oltre a questo ci sono, c'è uno scritto del professor Lotoro, che è l'italiano, un italiano che si è messo a fare proprio ricerca sulla musica nei campi di concentramento. Ha lui raccolto molti frammenti, molti resti, ha raccolto tutte queste cose sulla memoria e diceva, e si dice, è scritto anche sui libri per bambini, che i deportati combattevano con la musica, era la loro sola arma ed è anche quello che hanno lasciato tanto a noi e che forse fa vibrare nei nostri cuori tante emozioni. Composero nei campi di concentramento, continua Lotoro, musiche struggenti che l'atrocità nazista non riuscì a distruggere. E che oggi contribuiscono a ricordarci con la forza della musica uno dei momenti più bui della nostra storia. L'ultimo brano che ci suonano i nostri musicisti è un inno alla pace, è forse quello più famoso, si chiama Evenu Shalom Aleem, e la pace sia con noi, perché alla fine, come continuano gli studiosi, nei campi di concentramento è uscita anche molta creatività, molta negatività, molta creatività, e quindi anche le parole, la speranza che avevano queste persone, che non è mai morta in loro e che quindi deve rimanere sempre viva in noi qualsiasi cosa la vita ci chiede di affrontare, oggi la concludiamo con loro che suonano questa canzone. Poi però vi chiediamo di non scollegarvi subito, perché vi faremo vedere una musica tramite un video, attraverso un video. Loro ci presentano Evenu Shalom e la pace sia con noi. L'augurio più grande che possiamo farci insieme. Shalom Aleem, erano anche musiche, quasi se le sentiamo senza questa storia dietro diremmo quasi allegre, invece se le ascoltiamo con una storia dietro ogni musica prende, acquista, va sempre più in profondità e acquista sempre nuovi significati. Ringrazio personalmente ancora tutti i musicisti che all'ultimo momento hanno accettato questa sfida. Mi spiace per i musicisti di Colle che non sono riuscita a contattare o che per giustamente mancanza di tempo non hanno potuto partecipare o perché all'ultimo momento non si è sempre subito pronti a magari una cosa così che uno dice oddio cosa devo fare ma no, non sono pronto. Spero
che prima possibile si possa fare in presenza e che possa davvero invitare tutti i collesi musicisti. Ce ne sono davvero tanti, perché non sono qua presenti, ma c'era il signor Giulio Redaelli alla chitarra, bravissimo, disponibile ma non ha potuto, c'era Claudio, un ragazzo di Bestetto, ci sono magari ragazzi giovani che non conosco, quindi invito tutti i musicisti di Colle che magari a me in questo momento in 3 giorni veloci non mi sono venuti in mente, di farsi avanti, perché sarebbe bello appena possibile trovarsi proprio qua per condividere un momento di musica tutti insieme. Quindi ringrazio davvero i musicisti che sono messi in gioco con le partiture davvero all'ultimo momento, tra oggi pomeriggio fai una foto, scatta una foto, per fortuna che c'erano le foto di WhatsApp, se no non avremmo potuto farlo in così poco tempo. Naturalmente la disponibilità del Don Alberto e del sindaco, che ripeto non sono potuti essere presenti, ma mandano i loro saluti, mandano la loro forte presenza. Ringrazio Noemi che mi ha fatto supporto tecnico, perché non sono abbastanza brava in questo campo. E ringraziamo voi che ci avete ascoltato, ma non possiamo finire così, non possiamo finire con le mie parole, perché non vanno bene le mie parole, non sono giuste. Vi lasciamo, perché la musica della memoria non finisce nei campi di concentramento, e ci sono molte fonti, da quella esperienza orribile sono nate molte ispirazioni, sono nati poi da quello nuove opere, sono nate nuove partiture, e non solo nei tempi passati, se pensiamo anche ad autori italiani, se pensiamo a Francesco Guccini che ha scritto una canzone che si intitola Auschwitz, se pensiamo ai Nomadi che hanno cantato anche loro la canzone Dio è morto. Se pensiamo ad altri cantanti, anche non italiani, perché anche in America e anche in altre parti del mondo. Questa sera però vi presentiamo Ofra Asa. Ofra Asa è una cantante israeliana che è diventata molto famosa, e una delle canzoni sue più famose si intitola Trains of No Returns, Treni senza ritorno, e parla appunto della Shoah. Vedrete iniziare il video con una parola ebraica, Kaddish. Kaddish, la ripeterà alcune volte all'inizio del video, Kaddish. Kaddish è una parola ebraica che si usa per pregare, e specialmente ai momenti dei funerali. Kaddish era anche quella voce di preghiera per i defunti, che nei loro cuori, quando non potevano esprimerla, i deportati facevano per i loro compagni che vedevano non tornare più. Allora vi lasciamo e vi salutiamo con il video della cantante Ofra Asa, che ci parla di treni senza ritorno. Sarà accompagnato da delle immagini toccanti e profonde, come lo è stata tutta questa serata. Ringraziandovi vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo evento. Un attimo, è che ve lo faccio partire perché ho delle difficoltà tecnologiche. Kaddish. For redemption, Kaddish. For forgiveness, Kaddish. For health, Kaddish. For all the world's victims, Kaddish. For all the Holocaust's victims, Kaddish.